Fermi così. Grazie, onorevole. Onorevole, che bella parola, mi riempie la bocca. E a me riempie d'orgoglio, maestro, ma tu ci pensi, chi me lo doveva dire? Da farmacista a eurodeputato, da Braiano a Bruxelles, uno zumba. Io ho sempre creduto in te, lo sapevo che saresti arrivato in vetta, ma la scalata non è finita qua, Ora siamo sugli Appennini, dobbiamo arrivare in Coppa all'Everest. Onorevole Antonio. Oh, i fratelli Capuano, Gaetano e Salvatore. No. Vabbè, viceversa, è uguale. Vi possiamo dare ancora del tu? Ma ci mancherebbe altro. Siamo amici d'infanzia, eravamo compagni di banco. Con papà. A Bonanno mio papà aveva la mia età. È vivo papà. Tu che dici? A Bonanno mio papà è vivo ancora. Ah, e come è successo? All'improvviso. Fatevi coraggio, vi voglio bene. E visto che ci vuoi bene, caro Antonio, quando siederai ai banchi del Parlamento su a Bruxelles, cerca di ottenere un contributo europeo per il tuo amico Gaetano che produce le arance. E per il tuo amico Salvatore che fa le mozzarelle, quelle belle mozzarelle che ti piacciono tanto. E voi in cambio che ci date? Musica! Va bene, sotto l'albero troverete una bella cassetta di arance. E anche delle belle mozzarelle, quelle che piacciono a te. Non mi piace la mozzarella, sono allergico. Ma sei napoletano. E allora? Begli amici, ma come? Antonio ha detto che farà il possibile per aiutarvi. E voi in cambio che ci date? Tre arance, due mozzarella. A noi la mozzarella non ci piace. Vuoi mai la provola? Quanto ve ne faccio? Un chilo normale e un chilo affumicata. Ma famo piacere! Voi per ogni euro di contributo ci dovete dare il 30%. Il 30? Il 30? Il 30. Mi dispiace, ha deciso il 30, fratelli Capuano. Scapuanatevi.